Che siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo posto è per voi. Siamo a Piancavallo, ci troviamo alla base dello snowpark. Sono insieme a Federica Bressan, maestra di snowboard, che mi darà i primi rudimenti di questa divertentissima disciplina. Buongiorno Federica. Buongiorno, ciao a tutti. Qual è il primo consiglio che mi darai e soprattutto dove mi porti? Allora, il primo consiglio è cercare di capire il rapporto tra lo snowboard e la neve, quindi faremo degli esercizi base e poi andremo, magari ci sposteremo su una pista baby. Si può essere autonomi dopo 2-3 ore. Speriamo di farcela. Sicuramente. Mi avevano avvisata, le prime volte sulla tavola, anche se sei in piano o su piste facilissime, stai sempre per terra. In effetti non è semplice trovare l'equilibrio e riuscire a fare 2 curve di fila, spostando il peso di volta in volta sulle punte e sui talloni. Ma la mia difficoltà più grande sta nel non avere le gambe indipendenti. Ce la farò, a costo di fare qualche caduta in più. Mi ci vorrà ancora qualche lezione per sentirmi sicura e chissà, magari potermi divertire come Federica sui percorsi del bellissimo snowpark. Sono con il maestro Pio Boccolini, che è il direttore della scuola di sci di Piancavallo. Maestro, dove ci troviamo? Ci troviamo all'arrivo della seggiovia Tremoluno, presso la baita Arneri, da dove parte la discesa per la pista nazionale. Che tipologie di piste troviamo qui a Piancavallo? Da qui possiamo scendere, visitare tutto il nostro polo turistico invernale. Siamo una stazione dove possiamo offrire dai campi scuola per i principianti alle piste di Coppa del Mondo, e dai campi scuola abbiamo diversi step per arrivare fino alle piste di Coppa del Mondo, per cui è l'ideale per imparare a sciare. Andiamo allora. D'accordo. È il momento di indossare gli sci e di conoscere meglio le piste di Piancavallo e le caratteristiche di questo luogo, situato a 1280 metri sul livello del mare. Il polo sciistico è nato negli anni 60 ed è particolarmente apprezzato non solo per la bellezza del paesaggio, ma anche per la comodità, attraverso una strada molto panoramica, nel raggiungerlo. Ci sono piste per tutti, dalle più semplici a quelle più impegnative. Su queste nevi si sono svolte diverse tappe della Coppa del Mondo femminile di sci, oltre che importanti competizioni di fondo e sci alpinismo. I 17 km di piste da discesa sono valorizzati dalla particolarità del panorama. Nelle giornate più belle si possono scorgere il mare Adriatico e la laguna Veneta. Come sempre, sono molto curiosa di ascoltare i suggerimenti dei maestri per cercare di migliorarmi e godere al meglio le piste che offre questo fantastico territorio. La mia giornata qui a Piancavallo tra sci e tavola purtroppo è finita, ma adesso è il vostro turno. Siete pronti? A voi!